Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò finalmente che cosa c'è nella mia borsa per l'università. Come sapete, forse dovreste già saperlo se mi seguite, se avete seguito i video precedenti, ho ben due borse per l'università, però ovviamente in questo video ve ne farò vedere una che ho già riempito con tutte le cosine, anche perché per voi avrò già iniziato l'università, per me invece ancora no. Comunque il 12 ottobre ho iniziato l'università, quindi per voi ieri, e ovviamente in questi giorni, io sto girando questo video nel weekend, ovviamente ho già preparato la borsa perché io con la mia ansia dovevo avere tutto pronto, e quindi ho detto perché non mostrarvi che cosa, non girare questo video appunto in cui magari vi posso dare anche dei consigli o degli spunti di cosine da mettere appunto nella borsa per l'università o per la scuola in generale. Prima di iniziare però vi ricordo come sempre di seguirmi sul mio profilo Instagram, iscrivervi al mio canale e cliccare anche sulla campanellina, così riceverete le notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Ok, io direi di iniziare subito. In questo caso oggi vi mostrerò questa borsa qua che adoro, anche perché ho l'astuccio abbinato, quindi tutto bello, anche perché ragazzi ho deciso di, non lo so, questa borsa ha all'interno anche tutte cose, tantissime cose rosa, comunque rosa, rosa perla, e quindi sono in fissa in questo periodo, cioè a me piace il rosa, però in particolare quando ho visto questa borsa ho detto ma sì, mettiamoci tante cosine carucce rosa, e quindi vi mostrerò questa. Ovviamente vi ricordo anche che ho questa qua nera del sito BagSmart, e che vi ho mostrato nella morning routine for school che avevo pubblicato, quindi vi lascio qua il link se ve lo siete persi, così poi andate a recuperarlo. E nulla, anzi, sul sito BagSmart avete anche un codice sconto del 20%, che è facilissimo, TINA20, così potete appunto avere uno sconto se volete prendere qualcosina da quel sito. Ma adesso passiamo a questa borsa che vi ho anche mostrato in precedenza, dell'Invicta, bellissima, di questo rosa fantastico. Allora, ovviamente io, essendo una ragazza direi abbastanza organizzata, ho diviso in vari astucci e varie cose, Allora, ovviamente, eccolo qua, in questo video vedrete che questa maglia andrà su e giù così tante volte che, vabbè. Allora, direi di metterla qua, magari, così voi la vedete e prendo le cosine. Allora, iniziamo da una cosa fondamentale e che mi è arrivata da poco. Adesso ve la mostro. Eccolo qua, il mio nuovo computer, sono veramente contentissima. È dell'HP, l'ho preso su Amazon, se qualcuno fosse interessato. E comunque l'ho preso di questo colore grigio perla che, cioè, mi fa impazzire veramente. E ovviamente ho preso anche la sua custodia, proprio sua, così c'entra perfettamente, non ci sono problemi. Ed è anche reversibile questa qua, tra l'altro, tutto su Amazon. Io ormai sono una Amazon shopper sfrenata, e quindi lo tengo qua, ovviamente, così non si rovina, non si graffia ed è protetto. Sì, lo so, è una cosa nuova, cioè nuovo per me anche, una cosa nuova anche per me portare o comunque mettere in borsa il computer, perché io non lo porto mai in giro, però per l'università sarà molto importante. Università che sarà in presenza, online, ancora non si capisce bene, anche se io prettamente la farò online, anche perché data la situazione. Vabbè, andiamo avanti. Poi, ovviamente un taccuino per gli appunti, quindi anzi un'agendina per gli appunti che avevo preso su StationaryPal, un sito di cui vi ho parlato ultimamente, ed è a quadretti e con i fogli che si possono strappare, poi quindi molto molto comodi. Poi il diario che ho preso da Tiger, sì, da Tiger, ho avuto un vuoto, e gli ho abbinato però questa qua, invece questo astuccino piccolo che ha la cinturina appunto fatto apposta per l'agenda, che ho preso sempre su StationaryPal e l'adoro follemente. E vi avevo già spiegato che questo sarà il mio diario in cui mi segnerò le varie lezioni, i vari esami e tutto, e qui invece, visto che lo uso anche, anzi lo usavo come diario abbastanza personale comunque, in cui segnavo le varie cose da fare nella giornata, e all'interno ho questi colori qua, semplicemente, cioè solo questi, perché io ho le mie varie cose, cioè nel senso il rosso lo uso per determinate cose, il verde per un altro, quindi per adesso in questa agenda mi servono questi colori, quindi qua tengo questi qua. Poi invece gli astucci, allora ho
Come vi anticipavo prima, l'astuccio proprio della borsa, quindi abbinato alla borsa, la stessa fantasia. E all'interno, essendo comunque piccolini, ci sono le cose essenziali. Ovvero, bianchetto, che figuratevi se può mancare. Poi, il temperino. Questo qui della Faber-Castell, io lo adoro, ragazzi, veramente. Fatto anche abbastanza strano, l'ho usato l'ultimo anno al liceo, bellissimo. Poi, la gomma abbinata, perché non l'avevo ancora utilizzata, ve l'ho detto che... avresti visto tante cose rosa, anche questa qui è appunto rosa, e poi è comoda perché non occupa nemmeno tanto spazio, poi mi piace, proprio com'è. Come matita, ovviamente matita rosa, questa l'ho presa da poco, a settembre, nei vari video back to school, nel periodo back to school. Poi due penne, queste qua hanno diversi colori. Cioè, questi tutti dei colori appunto per, che ne so, fare i titoletti, eccetera. Qua invece è prettamente rosso utilizzo. Poi penna, invece blu, però guardate un po', rosa. E infine il righello che vi ho mostrato precedentemente nel video di Stationery Pal. Questo qui è quello che si apre così ad angolo, ve l'avevo mostrato e mi piace tantissimo. Ok, secondo voi una persona, una ragazza che ama... la cancelleria, la cartoleria, gli evidenziatori soprattutto, può portarsi solamente questo? Assolutamente no. E quindi eccolo qua, sempre dell'Invicta, cioè proprio tutto fantastico. Questo qui l'ho usato per 2 anni, dicevo, mi pare, gli ultimi 2 anni, e ci ho messo le cose extra, diciamo un po' così, ovvero questo qui di Tiger con tutti, ecco, dal lato sbagliato, con tutti cioè i post-it di tutte le dimensioni e forme. Poi una colla che non so nemmeno se userò, però io sono sempre dell'idea e cioè lo porto perché non si sa mai. Poi forbicine piccoline, che anche queste qua, vabbè. Poi queste oro rosa, le clips, le clips oro rosa, bellissime nella loro scatolina. Poi un po' di evidenziatori, questi, allora, mo voi direte, ma sì, ma ne basterà uno, non lo so, vedrò, poi ovviamente vi aggiornerò, secondo me, cioè per adesso metto in borsa tutto quello che penso mi servirà per l'università, poi col tempo magari cambierò appunto delle cose, anzi sicuramente, e questi invece sono tutti gli evidenziatori che avevo utilizzato, comunque che mi erano rimasti dal liceo, quindi dal... sono quelli aperti, che fai, non li porti? Certo che li porti. E quindi questo qua verde, viola, bellissimo pastello, quindi un po' sia pastello che fluo. E poi ho anche questi qua perché sono, cioè non possono mancare. Poi ovviamente la calcolatrice, che anche questa qua servirà assolutamente, ho già visto, mi sono già informata. Poi ovviamente quando andrò prima o poi all'università proprio in presenza, oltre a questa borsa non me ne porto un'altra con le altre cose, con che ne so, il cellulare, il caricabatterie, queste cose qua, ma metto tutto qui all'interno di questa borsa. Per questo ho deciso di aggiungere, di mettere delle cosine anche in questo astuccio che avevo preso da Tiger, bellissimo. E così sono tutte, visto che sono cose piccoline, sono tutte qua e ce le ho. Allora, ovviamente fazzolettini, poi caricabatterie, anche perché ovviamente dovrò prendere il treno per andare all'università. E mettete che avrò il telefono scarico e il carica ci deve essere, cioè lo devo avere per forza. Poi gel igienizzante mani, che non può più mancare, mascherina, che non può assolutamente mancare, poi specchio, specchietto, sapete quegli specchietti di noi ragazze, che cioè, secondo me è sempre utile, anche se non lo uso mai, però deve stare. Ok, ho anche messo questi qua perché, allora, i Kit Kat così per uno snack, nemmeno spuntino, perché non sono... una di quelle ragazze che comunque per snack, come spuntino, merenda, mangia solo cioccolata, solo Nutella, così. Cerco comunque di abbinarci un frutto, magari un pacchetto di cracker, queste cose. Però questi li ho già messi in borsa, poi ovviamente mi porterò delle altre cosine da mangiare, soprattutto i crackers che io adoro. Ho i tarallini e ovviamente anche l'acqua, non ve la mostro adesso, nella bottiglietta, nella borraccia, perché non la metto adesso per lunedì sicuramente. Poi, allora, caramelline. Queste qua che adoro, della Frisk, ormai sono dipendente da queste caramelle. Poi elastico, che non può mancare, pinzette, mollette per i capelli. E poi qua invece ho delle medicine,
in questo borsellino qua, ho delle medicine, quindi per mal di testa, mal di gola e varie cose. Nella tasca invece qua davanti, appunto c'è una tasca, in realtà ce n'era anche una all'interno, però non ci ho messo ancora niente, perché no, poi si vedrà. In questa qua invece davanti che cosa ho messo? Ho messo praticamente tutto quello che non stava qua, detto molto sinceramente. Quindi portafogli e anche portamonete, perché ormai sono abituata, perché il mio grande amore, il mio ragazzo mi ha regalato questo portamonete qua, e quindi troppo bello. C'è qualcosa di lui sempre con me, ma questo è il mio romanticismo, lasciate perdere. Qua invece c'è appunto il portafogli con le varie carte, eccetera. Poi salviettine, perché ragazzi ve le consiglio veramente, ma anche quando ho una borsetta piccola così devo averle dietro, perché servono sempre. Voi dite, ma no, basta un fazzoletto. No, no, assolutamente. Soprattutto se andate a mangiare il gelato. Questa è esperienza. Quindi salviettine sempre. E poi occhiali da sole. Ok, l'ultima cosa, occhiali da sole, perché mettete che è un giorno, ci sia il sole, che vi dia fastidio agli occhi, che volete. Cioè, che fate? Non avete gli occhiali da sole? È un macello. E quindi questi qua che avevo preso al mare, neri, che mi piacciono tantissimo. I livelli, ok, dentro ovviamente la loro custodietta, così non si graffiano e non si rovinano. Ok, borsa vuota, prettamente sono queste qua le cose che mi porterò all'università, ma anche comunque ho preparato la borsa, anche se so che non andrò immediatamente all'università sin dall'inizio, perché seguirò le lezioni online, anche perché è molto più comodo, perché Torino proprio non è molto molto vicino, comunque l'università non è molto vicino a me. E quindi io ho già preparato la borsa, anche perché così ho tutte le cose dentro, e anche a casa secondo me è comodissima, uno ha tutto dentro ed è a posto. Ovviamente anche il cellulare, porterò il cellulare, chiavi di casa e queste cose qua. Ok, io spero ovviamente che vi sia piaciuto questo video, che vi abbia almeno tenuto compagnia, e vi ho voluto appunto mostrare che cosa intendo portarmi all'università. Voi fatemi sapere se inizierete anche voi l'università questa settimana, se l'avete già iniziata, come sta andando, aggiornatemi un po'. E poi assolutamente datemi dei consigli qua sotto nei commenti di cose che potrei aggiungere alla mia borsa universitaria, perché è uno scambio comunque di idee e mi piace tanto. Come sempre, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su, così so che vi è piaciuto questo video, vi porterò magari dei video simili, e commentate qua sotto, così io vi metto i cuoricini e vi adoro, veramente mi tirate su l'umore con i vostri commenti, vi adoro troppo. Ok, adesso come sempre saluto qualcuno di voi, ovvero Eva212200, Maria Bevacqua 2006, Ade YT, quindi Ada YouTube, penso, poi Michela con l'account Luciana Rosati, Massimo Miceli, Emanuele Savoia, Giulia che ha un canale, ovvero Giuli Kami Kids, quindi se volete dare una sbirciata potete andare, poi Silvia Dalcero, Ritei con l'account Aida Jacobi, Maria Grazia Ximenes, Viola Bonomelli, Eleonora Piludu, Anita Frosio, Francesca Sarno, Martina con l'account Alessandra Finizio, Nouaila Nek Kfaf, ok, poi Giorgia Cilli, Angelica Cimmino, Serena con l'account Carla Ferraro, Sofia con l'account Roberta Verdecchia, Elisa Algeri, Tecanto Caruso, Mara Meneghel, Miruna Contu, Nicola Adam, Alle Bubi Azzurra, Viane 656, Federica Ludovici, Lorenzo Spina, Sofia Pretto, Sofia Vinci e infine Marica Don Giovanni. Ok ragazzi, vi stringo forte, vi mando un bacio enorme a tutti quanti, e quindi nulla, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!